Entro alcuni giorni renderò noti i criteri di candidabilità ai quali saranno tenuti quanti vorranno partecipare alle elezioni per la Camera e il Senato, senza distinzione di lista. Posso comunque anticipare che i criteri saranno più esigenti rispetto alla normativa vigente sulla candidabilità e riguarderanno condanne e processi penali in corso, conflitti di interesse, antimafia, con riferimento al codice deontologico della Commissione antimafia, limiti legati all'attività parlamentare pregressa, con un massimo di 2 deroghe per ciascuna lista, ovviamente per quelle liste alle quali saranno ammesse persone che hanno già svolto attività parlamentare.